Dopo due pareggi consecutivi, il Pescara cerca la prima vittoria della stagione. Nell'anticipo di questa sera contro il Bologna, che vede la panchina di Lopez già traballante, i ragazzi di Baroni sono pronti a lanciare il primo segnale importante al campionato, ma per far questo dovranno cercare di conquistare l'intera posta dinanzi al pubblico amico. Noi in questo momento dobbiamo anche trovare delle certezze e devo dire, dopo io voglio mettere 3-4 partite, no? Dove la squadra ha avuto veramente filo da torcere, perché anche con il Renate comunque è stata una partita vera. La squadra sta trovando piano piano una sua fisionomia, una filosofia di gioco. Quello che è importante domani, al di là dell'aspetto del sistema di gioco, che comunque noi ci vedrà schierati con il nostro sistema di gioco con cui abbiamo lavorato fino adesso, sarà comunque l'atteggiamento, ripeto, la capacità di soffrire, di volere con grande determinazione un risultato. Non mi piace molto dare le valutazioni agli altri, sicuramente la partita con il Perugia può aver pagato anche lo scotto, no, di calarsi in una categoria che magari ti può porre delle difficoltà, no, quando vieni dalla Serie A. E devo dire che con l'Entella la partita non è una partita valutabile, perché prendere rete dopo 1:30, 1:40, è chiaro che la partita viene falsata. Poi il Bologna, devo dire che ha fatto la partita in maniera quasi costante, no? Contro una squadra che si è esclusivamente limitata a difendersi bassa e poi ripartire. Ma questo è il calcio di B, questo è il calcio che è la lingua che parla questo campionato, quindi spesso tenere il pallino del gioco non è sufficiente in questo campionato per portare a casa punti. Baroni, ex rossoblù, troverà di fronte i suoi ex Bukel e Casarini, ma ci sarà questa sera davvero poco spazio per i sentimentalismi. Il trainer adriatico avrà Bjarnason, che agirà a centrocampo, probabilmente con Appelpire e Guana. In avanti spazio all'altro nuovo arrivato Pasquato. In difesa la novità sarà Salamon, Ćosić e Zuparic. Saranno in ballottaggio per l'altra maglia di centrale. Arbitrerà Candussio di Cervignano del Friuli. Io sono contentissimo di dove sono e penso in questo momento solo a... No, ma ripeto, la cosa importante è quello che noi domani faremo sul campo. Io ho anche giocato a Bologna, ma non... tanto per cominciare non mi piace guardare indietro molto. Già non guardo indietro a quello che ho fatto ieri, figuriamoci, voglio guardare avanti, e sappiamo che domani è una partita difficile, ma che dobbiamo affrontare con grande determinazione.